Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con un'altra parte del Let's Play di Donkey Kong Jungle Beat. Allora, questa parte è un po' speciale, diversa dalle altre, perché il primo livello di questo regno, il regno peperoncino, la sto commentando mentre non sto giocando, quindi la sto commentando dopo. Mentre il secondo regno, il secondo livello e il boss lo sentirete la mia narrazione live. Perché il primo livello lo sto commentando dopo? Perché è un livello un po' particolare, si può fare tutto il livello in una combo. E praticamente volevo fare una combo perfetta, quindi ogni volta che sbagliavo ricominciavo il livello. E ci ho messo tipo 36 tentativi a rifarlo. Dopo un po' mi sono rotto di ripetere per 30 volte le stesse cose. Ho detto, facciamo che la commento dopo, così magari mi concentro anche di più stando zitto. Comunque, osserviamo questa combo che ci ha messo un pomeriggio a fare, più di un'ora di registrazione. Qualche parte fa c'è stato un utente YouTube che mi ha linkato un video a uno che faceva questo livello. Io però non mi ricordavo, cioè, avevo visto quel video, ma non mi ricordavo come aveva fatto il livello, anche perché lui lo faceva nella versione per GameCube, che era diversa dalla versione per Nintendo Wii. Proprio il livello era anche fatto diversamente. Quindi tutto quello che vedete qui è tutta opera mia. Non ho copiato nessuno. Ok, questo qui è già il primo pezzo un po' difficile della combo. Però dopo un po', dopo 30 volte che lo rifai, impari. È bellissima musichetta. Comunque vi dico che solo in questo livello facciamo più di 2000 banane, quindi giusto per farvi capire l'importanza della combo perfetta per me. Combo 11. Qua si arriva a combo 12. E qua a combo 13. E non è ancora finita, eh. E c'è il checkpoint completamente inutile. Oppla. Qua banana è un po' rischiosa da prendere, però la prendo. Bellissima musica di sottofondo, minchia. Ok. Qui entro il cannone e faccio combo 15, mi sembra. Questo pezzo è facile. C'è anche un pezzo più avanti nella combo. Lì ho mancato una banana, lol. La vado a riprendere adesso. Me ne sono accorto dopo. C'è un pezzo più avanti di questa combo, praticamente fra poco, che è difficilissimo, il pezzo più difficile della combo. Ci ho sbagliato tantissime volte. Ok, il pezzo difficile arriva fra un po'. Lo potete già vedere lì a destra. Ah, se toccate le nuvole vi elettrizzano per qualche strano motivo e fallite la combo. Quindi non toccate le nuvole. Qui è difficilissimo, minchia. Ok, ora la combo sostanzialmente è finita, perché da qui in poi è una cagata. Minchia, sentite sottofondo quelli che fanno il tifo. Qui salite di qua. Poi salite qui. Vi ricordo che siamo a combo 17, quindi ogni banana che prendiamo vale 17. E che ogni casco di banane vale 3 banane, quindi ognuno di quei caschi di banane lì ci danno 51 banane. Dai, veloce. Vabbè, ormai il livello è finito, quindi inizio già qui a salutarmi in un certo senso, perché da quando finirò il livello, cioè dal secondo livello in poi, sentirete me giocare in contemporanea, cioè mentre giocavo. Quindi godetevi il resto del video.
proseguiamo col prossimo livello, l'arena di magma. Allora, questo primo pezzo è abbastanza semplice. Mi ricordo quando ho giocato questo gioco per la prima volta che consideravo questo livello molto molto difficile, ma perché non ero ancora bravo a giocare. In realtà vedete che non è nulla di che. Il livello di prima è decisamente più difficile. Cioè, no, in realtà il livello di prima è facile se lo vuoi fare alla cazzo. Se vuoi fare la combo, va bene. Non la potete fare se non avete poteri divini innati, quindi... Quella... Boom! L'avevamo già incontrato una volta questo nemico. Non mi... Rompete i coglioni. Io li odio troppo, questi nemici. Non possono morire. Si avvicinano troppo. Obiettivamente parlando. Vabbè, dai. Sono stati pochissimi a banana. Boom. È inutile, questo schianto a terra, ma era giusto per far scena. Qui dobbiamo stare sulla parte sinistra della ruota. Oddio. Vabbè, fra quelli di prima i pipistrelli. Non so chi odio di più. Tre, quadrupla. Sì, quadrupla con un colpo solo. Quadra kill. Vai, vai, vai. Rotola, 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 rotola. Non li becco, vero? No. Però quei due scendono insieme. Vai. Doppia. Oh. Checkpoint. Ok, il pezzo difficile dovrebbe arrivare da qui in poi. Mi ricordo che quando ci avevo giocato proprio a volte l'ho dovuto provare un casino di volte a sto livello. Qui non è niente di difficile. Voilà. Voi là. Oh, bellissimo vedere i 2000 ticcetti sotto la banana. Qui, occasione di banane regalate. Merda, non riesco mai a prendere una banana quando sono queste cose qui. Quello lì può essere un po' problematico, ma neanche più di tanto. Come potete vedere. Ok. Ah, qui c'è una specie di combattimento. Ecco, questo qui può essere un po' odioso, ma non è difficile. Fanculo. Che altro sono odiosi perché spesso e volentieri ti lanciano le cose rosse. Comunque, vaffanculo. Non so se è necessario uccidere tutti e due per andare avanti. Almeno quello di sinistra. LOL, l'ho fatto apposta. Volevo beccarlo con l'onda d'urto. Ah, non so se avete notato, ma l'arena scende sempre di più finché ci stiamo sopra. Quindi a volte dobbiamo saltare per farla risalire. Lì c'è un cuore. Merda. Spam. Merda. Mai colpirlo da sotto. Dai. Bello che lo becco sempre al pelo. Dai, ancora uno. LOL. No, 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 no. Merda. Sei morto. Sì. Cazzo. Sì. Che culo. Wow. Sì, volendo è un po' difficile farlo senza perdere un cuore. Beh. Ah, ecco, qui c'è una battaglia mini boss. Minchia, sta già cadendo. Non so se avete visto dove è arrivato il getto di fuoco. Fanculo! Quello è sempre difficile da prendere. L'ultimo. Ecco la tecnica per battere questo boss. Però se volete prendere banane dovete andare per forza. Poi quei getti di fuoco arrivano sulle piattaforme, quindi dovete stare attenti. Vai, veloce. Veloce, veloce che sta arrivando. Adesso praticamente ormai il livello è finito. Sono soltanto stare attenti qui. Ah sì, saltare perché sennò cadono, ma vabbè. Voilà, ditemi voi cosa c'è di difficile.
Vabbè, a parte che io ho fatto la combo 17 di quel livello lì, quindi posso fare tutto. Vabbè, se non esageriamo. Contro un'altra fenice, la fenice brutale, se non sbaglio. Fenice brutale, guardate che arena. Comunque è facilissima questa fenice, molto più delle altre, credo. O perlomeno io l'ho battuta con facilità, poi non ho detto che sì, cioè magari ho avuto un culo della madonna. Boom! Comunque da quando ho comprato questo gioco non ho mai avuto più di 2500 banane, quindi è un record personale. Ball. Mi dicono che l'ho schivata. Boom! Minchia, avete visto? Sono un ninja. Ora si incazza. Non che sia un problema. Basta stare qui. Qui si è completamente al sicuro. Da quasi tutti i suoi attacchi. Non siete al sicuro soltanto se è sopra di voi. Bella donkey. Dove sono? No, no, giusto, giusto. Dai, Plexi, risvegli. Da notare il sotto, lo sfondo, la luna. Minchia. No. Oddio. Cazzo, mi becca, mi becca. No, non è vero. Figa, guarda, sono un ninja qui. No. Merda. Vabbè, qui non potevo far nulla. Perché per sbaglio avevo preso quella scimmia lì, non dovevo. Vieni qua. No. Oh, minchia. Mi sono fatto colpire. Che palle. Potevo fare il mio record personale. Vabbè, io faccio finta di aver fatto 2703. Non so voi, ma me ne sbatto il cazzo. Offri le banane. Che poi anche 2603 comunque è un record personale, perché non ho mai fatto così tanto. Il prossimo obiettivo è raggiungere i 3000. Ah, è finalmente finito anche questo regno. Alleluia. È giusto per sfottarti, guardate cosa fanno. Cioè, ti dicono: ehi, belli in belle, lo sai che si può fare anche combo 18? Grazie. Ok, abbiamo finito il barile J. Quindi nella prossima parte iniziamo il barile B, con regno pesca, se non ricordo male. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima parte del Let's Play di Donkey Kong Jungle Beat. Se il video vi è piaciuto, e vi deve essere piaciuto perché ci ho messo 36 tentativi a farlo, più di un'ora, cliccate quel pulsante che butta verso l'alto e vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!